100 colpi sull'ala dove è il serbatoio, sulla fusoliera, sull'elica dell'apparecchio dell'Air France, atterrato a Tempelhof, dopo l'attacco da parte di 2 turboreattori sovietici MiG-15. Le lesioni nell'interno spiegano il ferimento dei 2 passeggeri e dello steward. Una nota sovietica parla di colpi di ammonimento in seguito a sorvolo della zona di occupazione, ma la nota francese e la protesta dei comandanti occidentali replicano che l'apparecchio teneva la sua rotta regolare sul corridoio aereo. Dichiarazioni di uno dei feriti, il giornalista Kurt. L'attacco è avvenuto a quota 1800 nel cielo di Können. Il pilota si è rifugiato in un banco di nuvole. Ha atterrato quasi in orario miracolosamente.